Peccato i punti persi con Real Madrid. Noi abbiamo dato 6 punti al Real Madrid in questa Champions League. Questo è il vero peccato. L'Inter si può ancora qualificare, però attenzione al biscotto. Attenzione al biscotto che può avvenire. È vero, non possono giocare per il pareggio a Madrid, però conoscendo gli spagnoli, sinceramente, anche sotto i tedeschi, guardate che il biscotto potrebbero seguirlo. Andiamo su Conte subito, tiro fuori la situazione Conte. Io sono stato uno di quelli che ha sempre detto Conte out, assolutamente. Perché? Perché Conte, lui lo vedevo scollato dalla squadra. Invece il Conte che sto vedendo adesso, finalmente è il Conte che avevo visto l'anno scorso. È il Conte che gioca, cioè che è con la squadra. Attenzione, attenzione davvero. C'è stato un elemento, c'è stata una notizia che ha dato Lautaro. L'ha data lui, l'ha data Lautaro. Io la sto ripetendo video su video. In cui dice, guardate, noi ci siamo messi là, abbiamo fatto un discorso fra di noi, fra la squadra. La squadra segue Conte. Se l'ha vista col Sassuolo. Sono spiragli, sono feeling, sono sensazioni che noi possiamo vedere solo se loro ce le raccontano, se loro ce le fanno vedere. Sembra che si stia rasserenando la situazione all'Inter. Non è come dire, non è la squadra che fa tremare il mondo l'Inter in questo momento, perché ha delle debolezze e ce le ha in difesa, però secondo me piano piano sta trovando la quadra, sta trovando la quadra. Può anche pensare di vincere il campionato, perché sinceramente questa è più una squadra da campionato che da Europa. Ho fatto il video anche oggi, andatela a vedere, in cui dico, secondo me non è da Europa, ma è sicuramente da campionato questo tipo di squadra. Attenzione anche a un'altra situazione. Conte, che noi abbiamo criticato, secondo me ha criticato se stesso, perché ha rinnegato due cose. Innanzitutto ha rinnegato il trequartista. Lui quest'anno era partito col trequartista, ma ha rinnegato anche il possesso palla. Perché, se ci fate caso, all'inizio di questa stagione noi avevamo un possesso palla esagerato e dopo perdevamo. Non è che le partite con Real Madrid, non è che la partita col Parma, la partita col Torino sono di 2 anni fa, sono appunto di una settimana fa. Però ha trovato la quadra, secondo me, perché ha parlato anche con i giocatori. Si sono capiti, si sono parlati, sia i giocatori, e spero che si siano parlati anche con la dirigenza, perché c'era qualcosa che non andava. Il fatto che non piaceva quella Inter è perché non c'era nulla da farsi piacere a quell'Inter. Cioè, un Inter che ti pareggia col Parma, un Inter che... attenzione anche... Cioè, sono tante situazioni che bisogna andare a vedere. Molti, molti, molti sui giornali, youtubers, il bar dello sport in giro hanno detto sempre: ma sapete, perché l'Inter ha smesso di giocare tardi, quindi ha smesso di giocare dopo le altre, quindi ne sta pagando il prezzo. Non è vero, perché il Bayern è lì sopra, il Siviglia è già qualificato, il Paris Saint Germain, altro finalista, è lì sopra. È proprio una questione solo nostra, solo dell'Inter. C'è stata questa questione per cui noi non si è capito perché, ma siamo andati male all'inizio stagione. Adesso non è che è tutto rose e fiori, perché non è tutto rose e fiori. Io sono curiosissimo della partita col Bologna. Sono curioso della partita col Bologna perché quello mi dirà se l'Inter è davvero cambiata. L'Inter deve attaccare col Bologna, non è in trasferta, è in casa. E fino adesso è in casa che l'Inter ha avuto i problemi grossi. In casa l'Inter ha avuto problemi di impostazione del gioco, e quello è da risolvere. Dopo, un altro fattore che ha dato questa partita, stiamo ritornando per certi versi a palla a Lukaku che la trattiene meno dell'anno scorso. Però, fondamentalmente, se è uno dei giocatori più forti al mondo e lo puoi utilizzare, lo utilizzi. Io su quello, sinceramente, che devi fare? Se Lukaku è così forte, se riesce davvero a tenere uno o due avversari, a tenere palla, lo utilizzi. Mi è piaciuto molto Sanchez. Se ha Sanchez si cambia ruolo. Forse Sanchez ha finito di essere una punta e non l'abbiamo capito, non l'avevamo capito, non l'aveva capito lui, non l'aveva capito Conte. Probabilmente Sanchez ha finito, non è più una punta come lo era stato durante tutta la sua carriera, e incomincia a essere un trequartista. Succede davvero spesso nel calcio che quando sei alla fine della tua carriera cambi ruolo e indietreggi e vai quasi sempre verso il portiere. Davvero, se ci sono dei centrocampisti che finiscono da difensore, ci sono dei centrocampisti di attacco che finiscono centrocampisti davanti alla difesa, vedi Brozovic, è normale, magari è così per quanto riguarda Sanchez. Per quanto riguarda invece la Champions, questo girone, io sono molto preoccupato per il biscotto di Madrid.
sempre se vinciamo con lo Shakhtar, perché secondo me questa squadra con lo Shakhtar può vincere. Questa squadra anche con l'AL in Ucraina doveva vincere contro lo Shakhtar. Noi abbiamo buttato, ci siamo messi sotto a pecorina davanti al come si chiama, al Real Madrid. Questa è una cosa che mi dà un fastidio enorme. Cioè, qualcosa che ha fatto davvero girare le palle a tanti youtubers e anche tifosi interisti. Cosa che ci ha fatto girare le palle? Le partite con il Real Madrid, le partite strane, spente, quelle che sono state fatto in campionato. Io quelle partite di campionato non le vedremo più. Il possesso palla se lo dimentica il signor Conte, se lo dimentica anche l'Inter. E secondo me, e guardate, guarda, questo ve lo scrivo, vedremo sempre meno, secondo me, anche Vidal. Anche Vidal, secondo me, vedremo sempre meno. Allora, non sto tentando il tutto e per tutto per non starnutire, che è una cosa che non si fa e dovrei rifare tutto il video e non lo voglio fare, quindi non starnutisco, però chiudo qua e dico bravi, bravi, perché già sono 6 gol nelle ultime due partite, abbiamo preso 2 gol, vabbè, questo ci sta, però specialmente in campo europeo. Speriamo che non ci sia un biscotto. È davvero peccato, peccato aver regalato 6 punti al Real Madrid. Noi abbiamo regalato di punto in bianco 6 punti al Real Madrid, perché questo Real Madrid è ancora più scarso di noi. È più scarso dell'Inter, è molto più scarso dell'Inter. Abbiamo dato, ormai è così. Certo, se dovessimo vincere contro lo Shakhtar e questi, io credo che è più facile che il Borussia vada a vincere a Madrid che non il Madrid. Beh, se il Borussia dovesse vincere, passiamo tutte e due. Non mi dispiacerebbe passare i gironi. E comunque, se vinciamo, andiamo comunque in Europa League. È una squadra che sta crescendo. L'ho vista che stava crescendo. Si vede a vista d'occhio che sta crescendo. È un Conte che sta crescendo. È un Conte che vedo più nella partita. Vedo più contento, più sul pezzo. Ci sono molte cose di Conte che a me continuano a non piacere. Ma come ho sempre detto e come dirò sempre, da quando ho iniziato a fare YouTube fino a quando finisco, io se vinco dico sono tutti bravi, se perdo mi incazzo. Questo è il mio modo di vedere lo sport a questi livelli, a livelli altissimi. Qui non c'è poco da fare. Io se vinco, bene, se non vinco, mi lamento. Quando pago 12 milioni per un allenatore è giusto anche questo. Detto questo, se si riprende e vince Francia o Spagna, basta che se magna. A me mi interessa solo vincere, mi interessa mettere la bacheca, mi interessa avvicinarmi ai 20 scudetti, voglio la seconda stella, perché le nostre stelle sono tutte pulite. Questo è un messaggio a chi sapete. E se dovesse arrivare pure una Champions, ragazzi, ci avviciniamo pure al Milan sotto quel punto di vista. Questo è il calcio alla fine. Detto questo, ragazzi, iscrivetevi, campanella, ditemi la vostra, quindi commentate, un like, un fiore, un desiderio, esprimete un desiderio quando mettete il like e che si avveri, si avvera, si avvera. Ciao ragazzi, ciao ciao.